Ciao ragazzi, qui Francesco di Nathamenma e benvenuti alla reaction del video gameplay di Tormented Souls 2, sequel di uno dei survival horror più sottovalutati degli ultimi anni, che riprende molto l'atmosfera di Silent Hill, Alone in the Dark e Resident Evil, mischiandoli un po' tutti e facendo però anche qualcosa di nuovo. Nuovo almeno per i tempi moderni, perché non è facile fare giochi di questo genere, e quando l'ho giocato qua in diretta su YouTube me ne sono innamorato. Quindi oggi, dato che è stato annunciato il sequel, direi che possiamo finalmente gustarci questi 20 minuti di gameplay. Sarà un video lungo, fermerò molto, mi soffermerò dove vorrò e andrò a giudicare un po' queste nuove atmosfere che io ancora appunto non ho visto, perché mi sono voluto tenere tutto quanto per questa reaction. Per me è fare qualcosa di nuovo, almeno in video, di solito li faccio in diretta, ma appunto vediamo un po' come va e speriamo questo Tormented Souls 2 sia all'altezza, almeno per quanto riguarda l'atmosfera, del primo. Prima di cominciare però ci tengo a ringraziare tutti quanti, quelli che lasceranno ovviamente like qua sotto per supportarmi, vorranno iscriversi, ma anche gli abbonati a questo canale, che supportano direttamente con una quota tutto il lavoro che faccio, davvero, grazie mille. Oggi, grazie a IGN, che appunto ha portato questi 24 minuti di gameplay, potremo degustare Tormented Souls 2, che di nuovo vi consiglio tantissimo. Se potete, recuperatelo perché è davvero un gioco della Madonna, soprattutto se vi piacciono giochi come Resident Evil, Silent Hill e il survival horror in generale, con inventari piccoli e soprattutto luoghi molto angusti e puzzle. Sappiamo che Tormented Souls all'inizio era sviluppato in Unity, così come il primo, ma hanno deciso completamente di cambiare engine per passare a Unreal Engine 5, secondo me per la controversia che c'è stata proprio dagli sviluppatori di quell'engine, o almeno per correggersi dai piani alti, che avevano deciso di mettere una tassa per ogni utilizzo. Quindi molta gente si è allontanata e ha abbandonato, e penso che anche questo sia il caso. Ovviamente non è stato completamente esplicitato, però logicamente è la cosa che mi viene più in testa. Io direi che possiamo finalmente vedere questo gameplay, starò il più zitto possibile e tenterò di seguire e magari analizzare tutti gli ambienti, perché sono davvero davvero curioso, soprattutto per le potenzialità della Unreal Engine 5 e quello che sono capaci di fare gli sviluppatori che hanno deciso di buttarsi in questo sequel. Adesso direi che cominciamo e lo guardiamo assieme. Ripeto, mi soffermerò in svariati punti, sarà un video più o meno lungo. Detto questo, cominciamo. Prima volta che lo vedo, Ok, Tormented Souls è ancora in sviluppo, quindi sta ancora venendo rifinito. Ok. Immagino appunto il cambio di engine. Ok, questo è molto Tormented Souls 1. Anche proprio le luci, gli ambienti. L'HUD è identico. Questo specifico, dove c'è l'icona dei face buttons del controller, appunto di premere A o X dipendentemente dalla piattaforma e dal controller che si possiede, questo è proprio preso dal primo Tormented Souls. Guardate i dettagli, guardate tutti i dettagli. Cioè sono tantissimi. Cioè io capisco che comunque è un indie game, capisco chiaramente che è un indie game, ma avere tutti questi dettagli già per le texture, che immagino appunto girerà a 4K a sto punto, perché essendo standard devono alzare un po' l'asticella. Che bello. Che bello, quanti dettagli. Ma anche abbiamo ombre prospettiche. Guardate sui flaconi, proprio in basso a destra. Ombre prospettiche, luci molto dinamiche dietro, dove c'è quella candela. E sono molto visibili anche i documenti a schermo, cioè i documenti, i fogli messi sulla lavagnetta. Adesso chissà dove è ambientato, perché so che c'entra appunto cristianesimo, chiese. Vediamo. Ok, una puntina. Caroline è molto più dettagliata. Molto, molto. Un cadavere, o sembra. Ok. Mamma mia, però. Nuovo menu, così, di botto. Ok, è identico a quello del primo. È identico con appunto lo status. L'equipaggiamento... Inizialmente c'era l'accendino, se non erro. Molti più slot visibili almeno.
perché di per sé non è che c'era un limite di inventario, semplicemente avevamo poche risorse. E c'è un quick slot, un quick, quindi potremmo equipaggiare più armi allo stesso tempo, perché nell'uno si poteva equipaggiare solo un'arma alla volta, che fosse il fucile, che fosse la sparachiodi. Però appunto qua vedo che c'è sia un menu con le croci direzionali su giù, destra, sinistra, ma anche una centrale, quindi forse analogica come cosa, o forse un doppio tap, un po' la Devil May Cry 4 col Dark Slayer. Però è molto più pulito, molto più pulito, molto più modernizzato, i bottoni comunque è tutto più capibile. Non c'è tutta quella serie di sfondi, anche se erano un po' più particolari. Qua invece è molto più minimalista, molto più moderno, appunto. Non mi dispiace, ma non ha quel look retro da survival horror. Almeno per quello che era il target del primo. Qua invece sembra voglio dare un tono un po' più maturo, almeno per quelle cose lì. Hanno voluto tenere lo status con l'X-Ray del busto, questo mi piace davvero davvero tanto, che cambia appunto in base a quanti punti vita hai. Bello, 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 mi piace, almeno è più chiaro tutti gli oggetti, è più chiaro tutto quello che c'è, tutto quello che possiamo vedere a schermo. Prima erano tre file che erano lunghissime con quadratoni giganteschi, però qua è molto molto più figo. Ricordiamo però che ovviamente è un gioco in fase di sviluppo, quindi vediamo un pochino. E questo è l'HUD PC. Ah, torno un po' indietro. Qua non ho ben capito cosa ha fatto. Non ho ben capito cosa ha fatto. Ah, ok, ha cambiato il menu e ha fatto esamina. Ah, semplicemente il cursore è legato a un certo punto, a un certo, a una certa sezione della finestra. Quindi si sposta automaticamente. Ok, ok. Beh, in effetti ha senso, da controller funziona così. Però tanto sarà anche su PC, quindi probabilmente ci possiamo anche muovere col cursore e tutto quanto. Ok. Belli dettagli. Belli dettagli, anche se probabilmente verrà rifinito anche questo, perché le texture sono molto più inferiori rispetto all'ambiente. Sto in parte evitando di leggere troppo. Molto bella questa cosa. Ok. Chiavi stile Resident Evil, con il simbolo che poi ti porta a delle porte specifiche. Ok. Boh, mi dispiace avere già avuto la conferma di questo, ma immagino sia proprio l'intro del gioco. Ok, questo è Tormented Souls 1, identico. Ok, qua c'è un po' di cose da rifinire. Cioè, vedete, c'è la texture del legno, la texture del ferro, ma la texture un po' più a sinistra, quella in giallo, penso appunto sul bordo della porta, è a bassissima risoluzione e non credo non sia renderizzata, semplicemente magari è un placeholder per far funzionare appunto giusto questa sezione. Verranno sicuramente riproposte, sistemate, però tutto il resto, anche se dovessero essere magari texture stock, si vede benissimo. Ho notato che all'orologio mancavano le lancette. Che bello. Che bello. Ma pure i riflessi sulla teca. I riflessi in tempo reale poi, con Unreal Engine 5. Sono gasato. Gore come il primo. Ok. No, gli elementi sono fantastici. Anche la testa del cadavere lì a sinistra. Ve la faccio rivedere. Dove ci sono le candele, basso a sinistra. Quindi possiamo vedere un po' dove tu... Che storia. Che storia. No, gli elementi sono bellissimi. E proprio non hanno perso il tocco di Tormented Souls 1. Come poteva essere l'ospedale. L'ospedale barra villa. Bello. Bello, bello, bello. Uh.
bellezza di questi ambienti. E non c'è più bisogno della torcia, né dell'accendino né della torcia. Cioè, Caroline sta camminando in un luogo buio, che è una meccanica del luna, appunto, non puoi infilarti nel buio in nessun caso, altrimenti game over, ma qua invece sta andando nel buio, pesto. Anche se ci sono i fasci, nel luna non si poteva fare, qua sì. Mi chiedo se è una meccanica cambiata oppure semplicemente questa zona specifica. Nel senso, ci possono essere delle luci limitrofe, allora non sei nel buio totale, oppure l'hanno completamente cambiato magari per mettere altro. Chissà. Mamma mia. Ha una sciarpa adesso. La nuova safe room. Hanno tenuto il registratore. Ok. E lei ha un pentacolo qua, che si vede anche nell'arte iniziale. Quella di promozione del titolo. E invece c'è la meccanica del buio. Cioè, perché cominciano a esserci flicker sullo schermo. Bello, 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 bellissima atmosfera. Che storia. Che storia. Ok. Quindi adesso, se ci sono delle candele, che sono un elemento molto presente in Tormented Souls, possono essere spente. Questo cambia moltissimo il gameplay. Cioè ti forza ad avere molto più spesso equipaggiato l'accendino, piuttosto che vabbè lo lascio lì tanto per. E lo cambio solo quando mi serve per sparare. Poi invece ti forza anche a magari imparare a schivare i nemici. Ok. Belli riflessi. Belli, belli, belli. Possa l'eterna luce di Dio liberarti dalle profondità dell'inferno. Wow. Shortcut. Bravi. Bravissimi. Mi chiedo come funzioni quella al centro, se non appunto col doppio tap. Mi chiedo se ci sarà un due mani. Se possiamo sparare e tenere l'accendino allo stesso tempo. Sarebbe un po' troppo forte, forse. Per come è il gameplay, però... Mamma mia. Che spettacolo con la Real Engine 5. È molto più dinamico. Con la luce. Queste però sono proprio le gioie degli engine moderni. Non avrebbe questa fama. Non avrebbe assolutamente questa fama. Mamma mia. No, è bellissimo. È bellissimo, non vedo l'ora di giocarlo. Cioè, con questi ambienti qua è fenomenale. Forse qualcosina ancora si può sistemare, ma appunto il gioco è in fase di rifinitura. Ce lo stanno ancora facendo, non abbiamo una data, non abbiamo una finestra, non abbiamo niente. Però già che lo vediamo così, mamma mia. Che bello. E comunque questa è proprio una cattedrale, immagino. Cattedrale ovviamente cristiana. Dove si professa almeno il cristianesimo. Visti tutti gli oggetti, tutti i riferimenti. Quadri, cioè proprio adesso. Statue, cioè tutto, tutto, tutto. Giustamente, vicino le candele, sei salvo. Bello.
brillano gli oggetti, giustamente. Ecco, spero brillino di più i documenti, perché nell'uno alcuni documenti erano davvero nascosti. Nascosti proprio in sfavore di camera, mi verrebbe da dire. C'è la sparacchioti. Che bello. E sembrano meno comicamente grandi. Il font è lo stesso dell'uno, comunque, per i messaggi. Anche ho visto un po' di problemini sull'ombra che trema, però non è un problema. Primo nemico. Molto simile a quello del primo. Molto. Ok, non ti possono inseguire, vero? Cioè, una stanza chiusa è chiusa, punto. Mamma mia, quanto dettaglio. Quanto dettaglio. Devono solo rivedere quando zoomi per gli enigmi, secondo me, e basta. Perché adesso fa già una porca figura. Sangue ovunque. Siamo quasi putella. Che bello con queste telecamere. Le telecamere sono sempre un gioiellino in Tormented Souls. Sempre. È proprio l'atmosfera da survival horror vecchio stile. Cioè, è perfetto. È perfetto. Cioè, loro hanno incarnato perfettamente quello spirito. E la cosa mi piace davvero tanto. Riescono a mixare appunto tracking della telecamera, visuale fissa, movimento in generale. Cioè, proprio fatto bene. È proprio fatto bene. No, ti inseguono. Ho notato una cosa. Un secondo, Mi sembra di vedere qualche scritta sopra sopra il nemico. Sì, ha una scritta. Ok. Che adesso per le mie zero conoscenze, immagino sia immondo. Sia mai, alzo le mani. Però ti inseguono, mi sa. Magari dopo un tot di distanze possono inseguirti. Oppure semplicemente scriptato dovevo entrare. Ma sono quasi uguali ai nemici dell'uno, quindi mi viene a pensare che forse le cose sono collegate. O sono le conseguenze del primo capitolo. Anche perché in teoria non sappiamo qual è il finale canon. Canon. C'è l'idea che uno lo sia, però... Ok. Quindi è tornata appunto la nostra sparacchiodi, questo l'abbiamo capito. Ok. Manca un pezzo per l'aria compressa. Ok. Sparacchiodi modificata. Shortcut, giustamente. Carino che ora l'animazione pure. Ricarica, classica. C'è il dodge, come sempre. Ok. Però è buio. Come si risolve? Le candele fanno abbastanza luce. Quindi devi fidare... Ok.
Ti devi fidare del tuo puro istinto e della conoscenza del gioco. C'è il dodge, bello. Dicevo, ti devi fidare del tuo istinto e della conoscenza del gioco, perché ora si nota di meno quando sei in pericolo dal buio. Cioè, nel senso, non sai esattamente dove si ferma la luce, perché agisce in modo diverso negli ambienti. Quindi il flicker lo noti solo quando ci sei. Però è figo. Rivedrei questo perché voglio vedere le animazioni nello specifico. Ok, che in sviluppo va bene tutto, ma deve esserci un punto di partenza, perché è il secondo titolo. Ok. Molto meno comiche. C'è uno schizzo di sangue più grosso quando uccidi il nemico. Notatelo. Ora. Quella è la conferma. Colpo definitivo. O critico, magari. E adesso non fanno la stessa animazione quando li colpisci ripetute volte. Non rimangono sempre a muoversi a caso. Lock fuori camera, perché ovviamente il gioco ha un auto-aim. Ok. Classicone. Doppio dodge puoi fare, ok. Però ti inseguono. Però ti inseguono, se abusi inseguono. Ok. Bellissimo anche questo corridoio. Sì, immagino tu debba ripremere. Come ho detto, un po' alla Devil May Cry 4. Ok. Martello. È un'arma? È un oggetto chiave? Ok. Sulle nuove cure. Sempre meglio dei siringoni dell'uno. Wow. Bello. Pieno di bar ovviamente ovunque. So che magari in questo gameplay io mi stia spoilerando troppo, però sono troppo curioso in questo caso. Ma immagino sia la zona iniziale questa. Pochi oggetti, esplorazione, quanto basta. Ti abitui al gioco, anche se lo conosci già. Guardate, poche texture dettagliate sulla pietra accanto all'ascensore. Ok. Oh, quindi c'è anche roba così. C'è anche roba così. Ti devi ingegnare. Tanto anche. Tanto. Ed è anche un'arma. Quanto mi ricorda questa zona la parte per entrare nei laboratori in Resident Evil 1 Rebirth. Quanto me la ricorda. Bellissimo. Sì, è letteralmente quella. Nuove meccaniche. Nuove meccaniche. Che è quello? Ok. Duri come sempre. Vedete? Ha schizzato più forte il sangue, quindi è
comunque stato indebolito. Ok, ma era ancora vivo. Quindi fosse solo un critico. Ci mancava solo la cascata. Ci mancava solo quella. Ok. Oh, 20 minuti, ma stan durando, eh. Ci sono proprio incollato. Che bello. Che bello. Cioè, se il gioco mi dà questa sensazione, solo a guardarlo, non immagino a giocarlo. Senza alzare troppo l'hype, che non si sa mai. Ok. Mi aspettavo gridasse. Mi aspettavo gridasse. Sono un po' dubbioso sul design di Caroline. Perché vogliono dare un look più adulto, più dettagliato, ma allo stesso tempo quel po' di cartunesco che aveva l'uno, questi capelli quasi fatti di pongo, no? Secondo me potevano andare all-in e andare proprio anche di capelli un po' più realistici anche in questo caso. Magari li stanno facendo. Magari li stanno facendo. Non capisco se il nemico è da fuori o è in questa zona e sta inseguendo. Tipo, potrebbe entrare nella zona una finestra. Spettacolare. Ma? Da dove ne è uscito? Cioè, non si vedeva in alto, o sbaglio? Poi lo riguardiamo. Ok. Eh no, questa colonna vertebrale tipo fatta di metallo. Ok, lo rivediamo da dove è sceso. Se si vedeva. No, è spawnato off camera. Ok. Un po' cheap, però carino. Cioè, almeno non te l'aspetti esattamente questo. C'è una testa intera di un bufino. Ok. Sì, proprio la mensa questa. Ok. Dovrei trovare il pezzo del seghetto. Perché è solo la forma. Ok. Bello. Questi puzzle così, prendi oggetto 1, prendi oggetto 2, combina. Ok. Questo è proprio roba che mi piace tanto, tanto tanto. Il fatto che ci stanno mostrando questi enigmi semplici non significa che ci sono solo enigmi semplici. Questo è proprio da mettere in chiaro, perché in Tormented Souls ci sono forse due dei puzzle più pensati e difficili che abbia fatto. Per un gioco comunque che non ha una difficoltà. Cioè, tu giochi e basta. Tu giochi e basta. Non è alla Silent Hill dove puoi mettere difficoltà enigmi massima. E lì davvero è un casino. Però Eva dei belli enigmi. Eva dei bei enigmi.
Mi sembra di vedere qualcosa muoversi sotto, non so perché. Sto cominciando ad essere paranoico da un trailer. Bello. Maschere, quindi... Questo non è cristianesimo. C'è ovviamente c'è qualcosa di più, è inutile che mi faccio la domanda. È ovvio che ci sia qualcosa di più. Suono. Ovviamente non si fa scrupoli. Ok, era solo la luce, meno male. Quello sotto era solo la luce sui vassoi. Sul carrellino. Poi c'è un'altra zona. Non l'avevo notata. Ok. Bello. Questo è macabro. Se anche un commento sull'odore. Ma non immagino. Non immagino. Non penso, no, infatti non c'era il prompt. Però non immagino proprio. Ma brutto. Brutto, brutto. I riflessi sono fenomenali. Cioè, per essere una early build barra beta, comunque, fa la sua porca figura. Fa davvero la sua porca figura. Queste prossimità sulle candele bisogna impararle. Bene anche. Ok, lì è stato un po' strano. Forse anche chi stava giocando ha fatto ridirezionare erroneamente il personaggio. Però ha cambiato completamente il target. Quando l'aveva già ucciso, però. La musica. Il rumore ambientale. Bello. Il rumore ambientale. Assente o presente. Va usato come si deve. E questo è giusto. Potrebbe essere anche stato aggiunto in post. Sia chiaro. Quindi questo ST potrebbe essere anche semplicemente presente. Però, cioè, il vibe è quello. L'atmosfera è quella. Perfetta. Sbloccata. E finisce qua? No. Non sto guardando il minutaggio apposta. Perché sono curioso. Siamo tornati di sotto. Quindi ho fatto il giro shortcut. Ok. È stato un po' il problema di collisione. Che bello che hanno tenuto il saltello sulle scale. Che bello. Non l'avevo notato perché non stava mai correndo sulle scale. O quasi mai correndo. T25. Madonna. Madonna. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Bellissimo, bellissimo. Niente da dire. C'è tanto miglioramento. C'è tanta buona volontà. Si vede, perché comunque non è facile fare un sequel. E se riescono a spaccare più dell'uno, perché l'uno, vi giuro, uno dei migliori survival horror che... Metti piedi in testa a diversi franchise, titoli di franchise esistenti e famosi. Anche in testa alcuni Resident Evil in parte. In alcuni frangenti forse. E sapete cosa faccio io con Resident Evil. Ma in alcuni momenti lo sento addirittura superiore. E... Porca merda. Davvero bello. Bello, bello, bello. Sappiamo cosa fare nel 2025. Abbiamo un sicuro candidato serie o live.
Mamma mia, bello, bellissimo, bellissimo questo Tormented Souls 2 per come si sta presentando, davvero. Lo terrò d'occhio, già come facevo prima, ma adesso sono ancora più volenteroso a volerlo scoprire, a volerci fare qualcosa in più, a dare anche il giusto rispetto e merito per questo gioco, perché è davvero un bellissimo gioco survival horror, vecchio stile, riproposto oltre il 2020. Cioè, adesso siamo nel 2024, però appunto il gioco è il 2021, se non erro. Serve, ma così, serve davvero, davvero tanto. Cioè, per gli amanti del genere, questa è una perla che non va saltata, non va assolutamente saltata. Che dire, soddisfatto, curioso e volenteroso a farci qualcosa con questo gioco, non solo giocarlo. Sfrego le mani e do la mia approvazione. Bello. Ragazzi, io spero vi sia piaciuta questa reaction, un po' analisi. Non sono voluto andare troppo nel dettaglio, nell'infilarmi, soprattutto leggendo, perché voglio gustarmi. Già vedere gli enigmi è stato qualcosa di più. Sono enigmi semplici in questo caso. Trova oggetto, combina oggetto, apri quello, fai l'altro. Ma già questo spunto fa la sua figura. Sono curioso. Sono davvero curioso, soprattutto di come si collega e come canonicizza alcune cose del finale dell'uno, confermando meno uno di quelli, perché ci sono più finali nel primo. Bello. Io vi ringrazio per la visione, vi invito di nuovo a lasciare un like qua sotto, se volete supportarmi potete anche iscrivervi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, un saluto.